Alla Bitaca qui a Genova si scopre che le cooperative piccole e grandi e grandi gruppi come il Costa Edutainment possono collaborare e integrarsi. Beh, certo, è in un mestiere come il nostro, in cui il primo investimento è il capitale umano, è logico, diciamo, lavorare e collaborare col mondo delle cooperative, in primis perché hanno nelle cooperative c'è tantissimo capitale umano positivo, e in più perché si scambiano esperienze, perché noi gestiamo certi siti e le cooperative con le quali collaboriamo ne hanno magari degli altri, quindi ci scambiamo e ci integriamo nella formazione di noi stessi. Le istituzioni sia a livello locale ma sia anche a livello nazionale da sole non ce la possono fare. Voi siete i riferimenti fondamentali affinché il turismo funzioni. Beh, certo, è di tutto noi, sappiamo benissimo che c'è un forte stretta, no, nelle spese delle istituzioni, e noi possiamo sopperire serenamente e operativamente in positivo, cioè non siamo semplicemente un costo, a dire costa l'ora X euro più o meno, no? Noi siamo una produttività importante, intendendo noi, il sistema delle cooperative e i privati insieme o anche in concorrenza, sana concorrenza come ci deve essere, per produrre, per migliorare le strutture. Tanti musei, se non ci fossero delle cooperative o dei privati, non sarebbero aperti oggi, perché lo Stato non ha le risorse nemmeno finanziarie e tantomeno umane per poterlo fare. Un progetto che le piacerebbe fare domani mattina magari insieme alle cooperative. Quindi noi dobbiamo apportare di più, dialogare di più tra di noi, per convincere i ministeri a fare una serie di gare impostate sulla produttività e non semplicemente sulla tabella di costi, se uno apporta le ore a un certo prezzo o a un altro, perché quello è svilire totalmente il lavoro che facciamo, e su questo battaglierò sempre.